Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Cento sindaci a Feroleto Antico a sostegno della ricandidatura alle prossime regionali del governatore. L'intervento di Oliverio al termine dell'assemblea. Riapre il portone della scuola per 275.000 studenti calabresi. L'anno inizia tra luci e ombre. La protesta dei docenti per le mancate assegnazioni provvisorie a Cosenza. La denuncia del CODA contro le scuole sono insicure. A Roccaforte del Greco, nel Reggino, il sindaco chiede l'intervento del ministro dell'istruzione. Un giovane arrendese, 31 anni, Paolo Spina, è morto stamattina in un incidente avvenuto sulla 2 nei pressi dello svincolo di Frascineto. Nascondeva in casa 2 quintali di marijuana. L'uomo, un 54enne di Lattarico, è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno sequestrato la somma contante di 1.500 euro. Gli uffici dell'INPS di Vibo sono rimasti chiusi stamattina per lo sciopero degli addetti alla sicurezza, i soli a possedere la chiave d'ingresso negli uffici. A distanza di 4 anni la frana è ancora lì e rende problematico il collegamento tra i comuni di Taurianova e Palmi. A nulla ad oggi sono valse le proteste dei cittadini. Esordio più che positivo per il Rende e il Catanzaro, entrambe vittoriose. I biancorossi si impongono a Pagani per 4-1, i giallorossi regolano in casa il Potenza per 1-0, la Vibonese evita la beffa ciuffando il pari nei minuti finali. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, la politica in apertura con l'assemblea dei sindaci, ben 200 che sono ritrovati a Feroleto Antico nel Catanzarese, con l'obiettivo di sostenere il presidente Oliverio per la ricandidatura alle regionali del prossimo anno, del 2019. Ma vediamo com'è andata. Prima hanno firmato un documento oggi pomeriggio a Feroleto Antico, 200 sindaci calabresi hanno iniziato una discussione, una vera e propria analisi del mandato regionale del governatore Oliverio. In questi anni è stato evidenziato negli interventi, c'è stato un protagonismo dei primi cittadini, i quali sottolineano i rapporti istituzionali con la regione e i risultati ottenuti. Oliverio ammette è l'inizio di un percorso. I sindaci hanno assunto un'iniziativa sulla base di un documento che appunto esprime una valutazione positiva sul governo della regione in questi anni, sul percorso che è stato avviato. Ciò non può che fare piacere, perché noi abbiamo scelto i comuni, il territorio come interlocutori fondamentali per costruire una fuoriuscita dalla Calabria, dalla palude nella quale era stata spinta, e per costruire una prospettiva appunto diversa di crescita, di lavoro, di recupero di credibilità. È un percorso che abbiamo avviato, i primi segni, i primi risultati si vedono. Naturalmente bisogna spingere in avanti, perché questo percorso ha bisogno di uno sforzo corale e i sindaci sono stati in prima linea in questo lavoro. La cronaca adesso con il grave incidente questa mattina a Frascineto. Siamo sulla 2 del Mediterraneo, nel tratto del Cosentino. Sono 2 purtroppo le vittime, si aggrava infatti il bilancio dell'incidente di stamattina. È deceduta infatti anche la donna che era alla guida della Fiat Panda che guidava a contromano. Si tratta di Diana Filardi, di 73 anni di circa. La donna si è scontrata frontalmente con la Mini Cooper guidata da Paolo Spina, 31 anni, di Rende, morto stamattina durante il trasporto in ospedale. Vediamo.
L'elisoccorso trasporta in ospedale la donna rimasta ferita nello scontro avvenuto sulla A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sibari e Firmo nel Cosentino. Un incidente costato la vita ad un giovane di 31 anni, Paolo Spina, di Renda. Secondo una prima ricostruzione, un'auto, uscendo da un'area di parcheggio, ha imboccato contromano l'autostrada scontrandosi frontalmente con due vetture che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Su una di quelle auto, una Mini Cooper, si trovava il 31enne di Renda, rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo, ma le gravi ferite riportate non hanno lasciato scampo al giovane. È morto durante il trasporto in eliambulanza verso l'ospedale di Cosenza. A procedere contromano una Fiat Panda alla cui guida si trovava la donna. L'incidente è accaduto questa mattina, poco dopo le 10. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. In tarda mattinata la circolazione è ripresa regolarmente. Apriamo l'ampia pagina dedicata alla scuola. Cominciamo con la denuncia del CODA contro gli edifici scolastici in Calabria. Sono insicuri. Da oggi un'iniziativa che troverete sul sito dell'Associazione dei Consumatori per garantire la sicurezza degli studenti. Vediamo di cosa si tratta. I numeri sono da brivido in Calabria, 8 scuole su 10 non sono sicure. La denuncia è del CODACONS, l'associazione di consumatori che ha lanciato una iniziativa. Da oggi pomeriggio sul sito è stato pubblicato un modulo attraverso il quale i genitori possono diffidare i presidi, gli enti locali, le istituzioni competenti a mettere in sicurezza le scuole frequentate dai loro figli, riservandosi azioni legali qualora non siano adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza degli studenti. In base agli ultimi dati disponibili, più dell'80% delle scuole ubicate in Calabria, afferma il vicepresidente dell'associazione Francesco Di Lieto, non dispone del certificato antisisma. Il certificato di agibilità manca nel 93% delle strutture, mentre il 91% delle scuole non dispone del certificato di collaudo statico. Infine, il 65% degli edifici scolastici ha tra i 40 e i 50 anni e richiede interventi urgenti di manutenzione. Il CODACONS chiede ai capi d'istituto l'assunzione di responsabilità. Le assegnazioni provvisorie e la protesta degli insegnanti questa mattina a Cosenza, la denuncia è questa, loro dicono: per noi è un disagio, per gli alunni un vero e proprio danno, 500 sarebbero i posti disponibili, la beffa proprio è questa, cioè che le cattedre ci sono secondo appunto gli insegnanti, ma sentiamoli ai nostri microfoni. Mattinata di protesta davanti all'ATP di Cosenza, i docenti di sostegno e sulle discipline, nonostante oggi sia suonata la campanella, restano nel limbo, non hanno avuto risposte concrete in merito alle domande di assegnazione provvisoria per rientrare nella provincia di appartenenza. Il nostro altarenare crea anche dei disagi nelle scuole di titolarità, allora, perché lì si ritrovano con docenti che sanno che presto abbandoneranno, lasceranno quelli che sono i propri alunni e quindi dovranno far riabituare allora, tutta gli alunni H con dei nuovi insegnanti. Quindi il disagio è riferito non solo a quelli che sono gli alunni, ma anche alle scuole sia del sud, perché sono carenti di insegnanti, sia del nord, perché poi dovranno rifare tutto da capo e quindi instaurare dei nuovi rapporti con gli insegnanti. I posti ci sono e chiedono con fermezza soluzioni immediate. Noi oggi qui chiediamo chiarezza, legalità e trasparenza, quello che non c'è stato fino ad ora, perché anche nelle risposte che ci sono state date non sono stati esaustivi, sono stati sempre confusionari. Ci sono stati causati dei danni morali e materiali, dei quali chiederemo riscontro al Ministero. Poi ovviamente andranno addebitate all'erario pubblico, il Ministero saprà a chi attribuire la responsabilità di questi danni che ci sono stati causati. Crediamo che sia una questione di buona organizzazione da parte dei dirigenti degli uffici che potevano
con le forze che avevano, perché noi non abbiamo niente contro le persone che sono state allontanate dall'ATP, però si sapeva che queste persone erano in ufficio fino al 31 agosto, potevano organizzare anche un piano ferie fatto in maniera decente per farli lavorare e dare risposte a noi insegnanti, ai genitori degli alunni e agli alunni, alle scuole, e farci andare in classe il 17, così come sono andati tutti i nostri colleghi. Chiediamo giustizia e chiediamo legalità. Insomma, oggi la prima campanella, il suono della prima campanella per 272.000 studenti calabresi, l'inizio dell'anno scolastico, un anno però che comincia tra i disagi. A Roccaforte del Greco, nel Regino, il sindaco chiede l'intervento del ministro dell'istruzione. Vediamo. Anche in Calabria è suonata la prima campanella, 275.000 gli studenti che hanno varcato le soglie delle loro aule per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019. A Rende il primo giorno è iniziato a suon di musica. Qui siamo alla scuola media de Coubertin e i ragazzi e i docenti hanno dato così il benvenuto ai nuovi studenti. Un augurio sincero a tutti gli alunni, ai miei docenti e soprattutto ai genitori, che so in ansia, ma statevi tranquilli, sarà un anno di colore, un anno in cui i ragazzi cresceranno, matureranno, e in bocca al lupo a tutti. A Catanzaro è stato inaugurato al Pugliese Ciaccio dall'assessore regionale alla cultura l'anno scolastico degli studenti disagiati. Per garantire la normalità nella quotidianità dei bambini anche ricoverati e a volte lungodegenti, ma sia per consentire che non ci sia interruzione nel processo di apprendimento dei bambini. Nel Regino, a Roccaforte del Greco, comune di 550 abitanti a minoranza linguistica grecanica, il sindaco ha scritto al ministro dell'istruzione e alla presidenza del consiglio perché bimbi anche in tenera età, per frequentare la scuola, sono costretti a percorrere circa 50 chilometri. Ritornanti lungo una strada provinciale prima, oggi città metropolitana, che presenta delle criticità. Criticità che sono di ordine strutturale, perché è caduta massi. Poi ci parliamo del comune, del municipio più alto della provincia di Reggio, vuol dire 970 metri, quasi 1000 metri di altezza, per cui l'inverno abbiamo settimane pure di difficoltà per gelate, neve. E trovandoci di fronte a bimbi di 8-9 anni, la situazione diciamo è estrema, la consideriamo estrema, e non viene da parte delle famiglie, tant'è vero che questa mattina le famiglie sono presentate nella sede della vecchia scuola per protesta, perché non possono accettare che bimbi così di tenera età affrontino diciamo questo disagio. Nella Presila Cosentina, nel comune di Casali del Manco, i genitori non hanno mandato i figli a scuola e si sono rivolti ai carabinieri perché alla quarta elementare di Casole Bruzzi e alla quinta di Serra Pedace non è stata garantita la continuità didattica. Stamattina ci siamo trovati un'altra insegnante di italiano che non è quella di sempre, quella che ha seguito i nostri figli dalla prima classe della primaria. Diciamo, nel rispetto del principio di continuità, ogni alunno ha il diritto ad avere appunto le insegnanti che lo hanno seguito dall'inizio. I bambini non andranno a scuola perché ovviamente devono avere la loro insegnante, hanno il diritto di avere la loro insegnante. Noi stamattina siamo alla quarta di Casole Bruzzi, siamo andati in classe aspettando, come ci aveva detto il preside, delle maestre definitive, soprattutto che potevano portare la classe visti i problemi precedentemente avuti, per cui come primo giorno di scuola noi non abbiamo nessun nome definitivo di maestre, né tantomeno chi siano le maestre e quando prenderanno servizio queste maestre. E per completezza proprio dell'informazione dobbiamo dire che a Casali del Manco nel pomeriggio i genitori di queste due classi hanno incontrato il dirigente scolastico, pare ci siano state insomma delle prospettive migliori, quindi si è risolta la situazione e l'avvertenza, vedremo comunque se alle parole
poi seguiranno i fatti. A Cosenza l'anno scolastico è iniziato chiaramente nella città dei Bruzzi, il sindaco ha visitato alcune scuole cittadine, vediamo. A Cosenza l'anno scolastico 2018-2019 è iniziato sotto i migliori auspici. Nei giorni scorsi si era paventata una massiccia congestione di traffico per la parziale chiusura di Viale Parco, ma così non è stato e nel primo giorno di scuola, all'ora di punta, non c'è stato alcun disagio alla viabilità. Sono tante le novità che hanno trovato gli allievi delle scuole cittadine, sia all'esterno che all'interno degli edifici. In questi anni, infatti, il Comune di Cosenza ha investito molto sulla riqualificazione non solo delle scuole, ma anche degli spazi esterni, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del comfort, dell'estetica e del decoro. Il sindaco Mario Chiuto, che nel corso della mattinata ha visitato alcune scuole cittadine, ha voluto portare il suo augurio di un felice anno scolastico a tutti i piccoli cosentini. I bambini sono quelli che collaborano molto con noi su tutte le buone pratiche, sono i nostri migliori alleati, quindi io mi rivolgo sempre ogni anno, soprattutto a quelli che fanno il primo giorno di scuola, mando una letterina, ma poi l'augurio è esteso a tutti gli altri, anche agli insegnanti, a tutti quelli che si occupano del mondo della scuola, e speriamo che questo anno scolastico sia sempre più improntato a questo spirito di collaborazione che esiste fra gli enti locali, in questo caso il comune, e le scuole, che sono insieme una grossa comunità educante che deve stimolare le persone verso le buone pratiche e verso un futuro di sostenibilità che è necessario per le giovani generazioni. Aveva in casa, pensate, 2 quintali di marijuana, è stato arrestato dai carabinieri. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. In casa nascondeva 2 quintali di marijuana, in manette è finito un 54enne di Lattarico nel Cosentino. I carabinieri hanno notato l'uomo alla guida della propria automobile con 3 grandi sacchi neri all'interno dell'abitacolo. Dentro i sacchi, hanno accertato i militari, c'erano arbusti contenenti fiori e residui di marijuana. Nell'abitazione del 54enne poi i carabinieri hanno trovato quasi 2 quintali di marijuana, 9 grammi di hashish, la somma di 1.500 euro in contanti, 2 bilance di precisione, una macchina per sottovuoto e materiale per il confezionamento. Controlli antidroga davanti alle scuole. La polizia di Catanzaro ha sequestrato nel cortile di un istituto scolastico 2 involucri con 5 grammi di marijuana. Furto da 20.000 euro in appartamento, 2 arresti a Reggio Calabria. I responsabili sarebbero 2 cittadini georgiani di 32 e 40 anni. Nel gennaio del 2017 avrebbero sottratto monili in oro e gioielli nell'abitazione di una donna. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia. Arrestato a Reggio Calabria un 34enne accusato di aver rapinato nel mese di aprile del 2018 una donna nei pressi dell'ospedale Morelli. Si tratta di Cosimo Bevilacqua, appartenente alla locale comunità Rom, già noto alle forze di polizia. Gli investigatori della squadra mobile hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria. L'uomo aveva atteso che la donna entrasse nella propria autovettura per poi aprire lo sportello e rubarle la borsa che conteneva circa 200 euro e numerosi documenti. Rubano un motorino ma vengono subito intercettati dalla polizia. Accaduto nella notte a Catanzaro, 2 giovani, dopo aver tranciato il lucchetto di chiusura e forzato la serratura del cancello del cortile di un condominio, si sono impossessati di un ciclomotore e si sono dati alla fuga, ma il furto è stato notato dagli agenti di polizia. A Vibo adesso, dove stamattina hanno scioperato gli addetti alla sicurezza dell'INPS, gli uffici dell'istituto di previdenza sono rimasti chiusi, ci sono stati disagi per gli utenti, vediamo. Sono le 11 di mattina e gli uffici INPS a Vibo Valese sono chiusi, ovvero questa mattina non sono mai stati aperti, perché? La risposta è legata a una vicenda che possiamo definire quantomeno surreale. I dipendenti e gli utenti infatti sono rimasti tutti fuori dalla sede in quanto la società di vigilanza che custodisce le chiavi della struttura non ha proceduto all'apertura degli uffici. Già questo di per sé è originale, considerato che nessun'altra chiave è nella disponibilità, nemmeno del direttore della sede, ma non è tutto.
perché quanto accaduto stamattina ha una genesi ancora più complessa, in quanto la vigilanza della struttura è affidata alla società notturna diurna che verserebbe in difficoltà finanziarie e carenze di personale, la quale, per adempiere al compito, si è a sua volta affidata per l'apertura della sede ad un'altra società di vigilanza, la Secure Transport. Questa mattina però è sorto il problema, in quanto per ragioni al momento in via d'accertamento nessuno ha proceduto ad aprire gli uffici. Peraltro l'accaduto potrebbe avere risvolti di natura giudiziaria, trattandosi nei fatti di una interruzione di pubblico servizio. La situazione è monitorata anche dalla prefettura di Catanzaro, provincia nella quale hanno sede le due società di vigilanza. Intanto, dalle organizzazioni sindacali arriva una prima plausibile spiegazione. Le guardie dell'istituto di vigilanza non percepiscono dalle 2 alle 10 mensilità. Questa mattina si sarebbe creato un cortocircuito tra le due aziende. Fatto sta che ci sono persone partite dai paesi vicini che solo una volta arrivati davanti all'ingresso scoprono che il loro viaggio oggi è stato inutile. È una delusione arrivare e trovare appunto gli uffici chiusi. Dovevo sbrigare a chiedere alcune cose per la mia pensione e non verrò un altro giorno. A Taurianova e Palmi, divise da una frana, un disagio lungo 4 anni, nonostante le proteste dei cittadini, nulla è cambiato. Vediamo. Non sono bastate le tante denunce negli anni, passaggi sulla stampa, una mozione in consiglio per sensibilizzare la città metropolitana di Reggio Calabria a far qualcosa per la strada franata, la SP32, conosciuta come strada del Ponte Vecchio, nel tratto compreso tra Contrada Cirello e Palmi. A rimuovere l'ostacolo fisico e burocratico non ci pensano proprio i nostri rappresentanti. Sono passati infatti 4 anni dallo sgretolamento del manto stradale e nessuno ha fatto niente se non chiudere l'arteria per qualche periodo. Da Palazzo Alvaro, sede della provincia, ora città metropolitana, fanno sapere che i lavori di ripristino inizieranno presto. Ma ancora niente di ufficiale, si dice che sia andata in appalto. Sta di fatto che il rischio per molti automobilisti continua ad essere sempre più forte, soprattutto con l'avvicinarsi delle piogge autunnali. Di competenza prima provinciale, ora della città metropolitana, la SP32 è un'arteria molto trafficata perché unisce Taurianova a Palmi e con essa molti centri interni alla piana. Considerato un po' una scorciatoia per tanti cittadini e professionisti che ogni giorno si recano a Palmi, sede di molti uffici pubblici importanti come il Tribunale Civile Penale, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, l'Archivio di Stato e nonché sede di importanti istituti scolastici. L'inerzia istituzionale continua, forse si aspetta la tragedia per intervenire. Rosario Gioffrè, il nuovo coordinatore cittadino per la Lega di Salvini a Cittanova, è quanto reso noto nel corso di una conferenza a Reggio Calabria. Vediamo. La Lega di Salvini punta a mettere radici organizzandosi in tutto il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria. In una conferenza stampa all'Hotel Excelsior di Reggio ha infatti presentato il nuovo coordinamento cittadino e il nuovo coordinatore di Cittanova Rosario Gioffrè. A far conoscere i nuovi leghisti il commissario provinciale Michele Gullace, il quale ha lanciato nell'agone politico in una città non semplice alla vigilia delle elezioni amministrative gli 8 membri del coordinamento cittadino. Tutti professionisti il cui portavoce sarà lo psichiatra ed ex coordinatore dei Verdi, quindi con una virata paurosamente a destra, Vincenzo Maria Romeo. Un gruppo di persone per bene e di buona volontà che da professionisti cederanno qualcosa delle proprie attività e quindi sacrificheranno la famiglia, come si fa in politica, e le proprie attività per mettersi a disposizione della comunità di Reggio Calabria, cercando di costruire quello che sarà un progetto alternativo a chi gestisce oggi la città di Reggio Calabria, un progetto positivo, un progetto che dia la possibilità di far ritornare la città dello Stretto ai fasti che merita. E adesso a Roggiano Gravina, dove si è conclusa la festa del peperone roggianese, che celebra da 11 anni un prodotto d'eccellenza della nostra terra che ormai ha varcato i confini nazionali. Vediamo. Il peperone roggianese, varietà ormai apprezzata in tutto il mondo, viene celebrato da 11 anni con una vera e propria festa che per 2 giorni coniuga le attività fieristiche vere e proprie con la convegnistica e l'intrattenimento. Oggi a Roggiano Gravina è questo il motore dell'economia, riconosciuto dalle associazioni dei produttori che qui hanno anche fatto nascere dei consorzi. Abbiamo il consorzio del peperone roggianese che sta su Roggiano e abbiamo il consorzio del peperoncino
di Calabria che sta su San Marco, e questo ha fatto sì di coinvolgere una serie di agricoltori messi insieme con veramente in sinergia, e stiamo lavorando bene, e alla fine io ritengo che si va sempre avanti e si riuscirà a dare quell'economia giusta, perché l'agricoltura oggi a Roggiano ancora la fa da padrone per un'economia che fa crescere questa comunità e soprattutto il nostro territorio. In un particolare momento dell'economia mondiale il peperone si è conquistato il suo spazio, ma i produttori hanno ancora qualcosa da chiedere alla politica. Si deve snellire la burocrazia, perché la burocrazia nell'ultima fase praticamente ha cercato di bloccare anche tantissime iniziative, e noi soprattutto nei giovani imprenditori, nelle nuove imprese, dobbiamo far sì che le cose si devono muovere, perché altrimenti il ritardo nelle varie problematiche di pratiche e quant'altro rischiano poi di non far decollare praticamente le piccole imprese. Il peperone viene proposto ai degustatori in infiniti modi, tutti molto apprezzati, ma non solo il palato viene solleticato in una manifestazione come questa. Ci sono i momenti culturali dedicati all'approfondimento sociale e politico, e c'è lo spettacolo, le canzoni di Rino Gaetano riproposte dai Kathmandu, poi la musica per ballare tutti assieme con Franco Siciliano, il gran finale è stato lasciato al concerto di Manuela Villa. È così che si promuove una tipicità che davvero non va trascurata. La consueta pagina sportiva del lunedì, in particolare ci soffermeremo sull'esordio più che positivo per il Rennes, il Catanzaro, vediamo. Un potenziale importante, ma ancora da scoprire, quello del Cosenza, che a Cittadella ha dato l'impressione di poter costruire qualcosa di meglio rispetto a quanto si è visto, e di certo di meritare un risultato meno penalizzante. La formazione di Piero Braglia non ha sfigurato di fronte alla rodata squadra veneta, limitando le occasioni da rete dei padroni di casa e sfiorando quel gol che avrebbe potuto cambiare la storia della partita, prima e dopo il vantaggio. Già il vantaggio, subito su un calcio di rigore evitabile e discutibile, che alla fine ha pesato enormemente nell'economia di un match equilibrato. Da qui in poi saranno ore di attesa per conoscere il definitivo verdetto sulle condizioni di praticabilità del Samito Marulla, ancora sub iudice, poi ci si potrà concentrare sulla gara con il Livorno, appuntamento da non mancare per i rossoblù. La Serie C intanto è partita, portandosi dietro tutti i dubbi di questa estate anomala del calcio italiano. Nessun dubbio invece sulla capacità del Rennes di approcciarsi al campionato con la stessa personalità mostrata nella scorsa stagione. I biancorossi di Modesto hanno strapazzato la Paganese, cominciando nel miglior modo possibile il torneo. Franco, Aouà e Rossini, i mattatori dell'incontro che i campani non sono mai riusciti a tenere in vita. I ragazzi stasera, secondo me, hanno dimostrato di avere dei valori importanti. Per affrontare un campionato difficile come questo della Lega Pro, però questo risultato secondo me è ampio, e siamo alla prima gara, non dobbiamo pensare che siamo fortissimi. È bastato un gol sul rigore di Ciccone al Catanzaro per battere il Potenza, un vantaggio difeso strenuamente nelle fasi delicate del match che i giallorossi d'Auteri non hanno saputo chiudere, nonostante qualche occasione favorevole. Dobbiamo crescere ed è normale. Da che punto di vista dobbiamo crescere? E sotto tutti i punti di vista, anche nell'interpretazione della gara e nella lettura delle situazioni. Molte volte le abbiamo forzate queste situazioni invece di fare giocate semplici, e tante altre volte invece siamo incappati, non dico in una mancanza di personalità, ma in una poca adeguata lettura delle situazioni, e quindi abbiamo commesso qualche errore gratuito. La Vibonese ha evitato una vera e propria beffa. A Bisceglie, pur dominando la gara in lungo e in largo, si è trovata sotto di un gol subito in mischia da Starita. Il forcing del rossoblù ha dato i suoi risultati soltanto al penultimo minuto di gioco, quando De Carolis di testa è riuscito a rompere l'incantesimo battendo Crispino. E chiudiamo con il meteo. L'inizio settimana sull'Italia sarà caratterizzato dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana, che tuttavia non garantirà una fase completamente stabile, poiché nelle ore centrali della giornata insisterà una debole instabilità, che andrà ad accentuarsi nella giornata di martedì a causa di una maggiore infiltrazione di aria più fresca dai Balcani. Le temperature invece non subiranno variazioni, restando leggermente al di sopra delle medie stagionali. Martedì, generale condizione di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità di tipo cuneiforme sui rilievi, con possibili piogge localmente anche a carattere di rovescio temporale, su Pollino, Altipiano Sedano, Reventino, Serre Vibonesi e Aspromonte.
con possibili sconfinamenti sulla Valle del Crati, Lametino, Presila Catanzarese e Crotonese, area urbana Catanzarese, Golfo degli Aranzi e Golfo degli Gessomini. Temperature stazionarie sempre leggermente al di sopra delle medie. E adesso analizziamo lo stato di mare e venti. Martedì, mari generalmente calmi, con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.